Finalmente trovo il tempo di farvi il video sulla scroll box di giugno, perché è stata una scroll box che mi ha entusiasmata da subito per il contenuto dei prodotti, quindi per il tipo di prodotti che aveva al suo interno e anche per il tema della sfida del mese. E però ecco, prima di partire per le vacanze non ho proprio avuto modo di farvi il video, non ho avuto tempo per gli impegni di lavoro, comunque per preparare le varie cose da portare via, insomma è passato il tempo e non ce l'ho fatta, ma eccomi oggi pronta a parlarvene perché niente, non vi spoilerò, ma credo che si sia capito che mi è piaciuta. La box di giugno praticamente si ispira a tutte le varie parole magiche che compongono l'arte della fantasia. Ho gli appunti perché mi sono fatta praticamente il riassunto della scheda dei prodotti. Quindi, quando io leggo già la parola mistica e la parola fantasia, già mi piace. E praticamente è stata, e quindi l'obiettivo è di creare un'entità, un essere ultraterreno, che attraverso praticamente l'utilizzo e l'accostamento dei vari colori metallici che sono contenuti nella box e alternandoli comunque, avvicinandoli, mischiandoli con prodotti dalle tonalità invece più terrose, quindi più materiali, e per cui appunto ci suggeriscono di utilizzare appunto questi vari colori pearlescenti al di sopra delle varie texture che andremo a creare proprio per esaltare questo effetto glow. Allora, innanzitutto, come al solito, troviamo la card con l'artista del mese che ha realizzato questo ritratto particolarissimo che si chiama Tessa Harris. E poi abbiamo ovviamente l'adesivo ispirato al disegno e lo scrollzin che questo mese diciamo non è che mi è servito particolarmente, perché comunque già sapevo come utilizzare i prodotti compresi nella box, però insomma contiene sempre un sacco di indicazioni utili e pratiche. E poi c'è la lista dei prodotti. Allora, iniziamo, il pezzo forte lo lascio per ultimo, ovvero i colori quelli watercolor pearlescenti. Andiamo alle Derwent Watercolor Pencils, che sono praticamente queste tre matite che hanno la colorazione terracotta e quindi un arancione, hanno la colorazione Prussian Blue, quindi un blu molto profondo, e l'Ivory Black, quindi nero. La amina di questi watercolor, perché sì, queste matite sono dei watercolor, sono praticamente formate da dei pigmenti morbidi, facilmente sfumabili, per cui sono adatte per ogni tipo di effetto, proprio per creare i classici effetti degli acquerelli, e possono essere quindi utilizzate sia come semplici matite colorate, ma anche come appunto acquerelli. E i colori però non sono permanenti, per cui una volta che sono asciutti si possono andare di nuovo a rimodificare bagnandoli e appunto giocandoci di nuovo. Oltre a questi abbiamo ovviamente l'immancabile pennello e questo è il Sea White Round Synthetic Brush, che è un pennello che trattiene molto bene l'acqua perché appunto ha delle setole sintetiche compatte. Ed è molto adatto ai dettagli proprio perché ha una punta sottile, però va bene anche per le zone più ampie e basta appunto premere per creare appunto una zona più ampia di colore. E devo dire che sì, per i dettagli questo è stato utile e non è male. L'unica cosa, come vedete, le setole erano bianche, ma dopo l'utilizzo sono rimaste e diventate verdi. Ok, poi
abbiamo il Goldline Watercolor Pad, che non manca mai. Avrò migliaia di questi album per colorare, per disegnare. Ed è praticamente questo, comunque sempre carino da avere, anche perché avendo comunque dei fogli piccoli in formato A5 è facile da disegnarci, perché ti permette di disegnare, di divertirti, ma senza troppo impegno, perché essendo comunque una superficie piccolina non è che bisogna lavorarci a tantissimo. Praticamente è fatto di fibre di cotone e di cellulosa, ma sono prive di lignina e non è fatto né con acidi ed è una carta molto assorbente, quindi i fogli poi sono molto anche facili da rimuovere, solamente proprio perché sono solamente leggermente incollati qui sopra. Come vedete dalla texture sono dei fogli abbastanza spessi, ruvidi, proprio fatti apposta per prodotti a base di acqua. E poi basta, abbiamo solamente questi prodotti qua e ovviamente poi abbiamo loro, i prodotti più, diciamo, particolari della box, che sono i Jackman's Pearlescent Watercolor Pot, che sono questi tre colori. Devo dire che il rosa e il verde sono molto vibranti, l'argento, vabbè, è un color argento ovviamente, e questi hanno praticamente le stesse qualità degli acquerelli, perché una volta asciutti le loro particelle vanno a riflettere la luce e quindi dovrebbero far brillare i lavori che si sono fatti, i colori, e possono essere utilizzati con e senza acqua. Questo vestito sinceramente mi sta un po' facendo diventare matta, ma ve ne parlerò nel prossimo video, che sarà un bellissimo video haul e ci sarà appunto anche lui. Che dire, allora, questi colori, come vedete, sono abbastanza liquidi e sono abbastanza anche pearlescenti, anche se non hanno però quell'effetto wow metallizzato come possono avere i metallic watercolor di Artisa. E comunque le colorazioni sono pearlescent, silver, green shimmer, mint green shimmer e pink shimmer. Insomma, nomi molto fantasiosi. Ma veniamo al disegno che ho fatto io, perché il tema del mese era Ethereal Entity e io ho disegnato questa cosa. Ora ve la faccio vedere più da vicino, che dovrebbe essere comunque un qualcosa di particolare, un'entità particolare. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo, ora vi faccio vedere bene il dettaglio. Allora, la cosa che devo dire mi è piaciuta molto e ho apprezzato molto è la sfumatura che sono riuscita a creare sul viso proprio con questo, quindi con la matita questa qui terracotta. Devo dire che si sfuma veramente benissimo, come potete vedere, e crea delle sfumature molto molto naturali. Come vedete, il disegno è abbastanza brillante, credo si possa vedere. Bellissimo è questo nero, come vedete, una volta bagnata questa matita nera crea proprio questo effetto così profondo e compatto, e questa pure mi è piaciuta tantissimo. Però non è niente male nemmeno la sfumabilità del nero e del blu, nero ovviamente molto leggero, che creare appunto una specie di grigio. E quindi niente, ho creato appunto questa cosa e mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente avrei voluto un range di colori più ampio e mi sono arrangiata con quelli che mi hanno dato, però devo dire che l'effetto finale è molto carino, perché è molto nel mio stile. E quindi niente, questa è tutta la scroll box di giugno
E a me è piaciuta perché mi ha permesso di disegnare comunque cose che disegno normalmente, quindi sono nel mio genere, di divertirmi con questi effetti brillanti che se mi seguite su Instagram avete visto, io adoro inserire nei disegni, ci inserisco molto spesso e quindi spero che la mia creazione vi piaccia. Non vedo l'ora di farvi il video per parlarvi anche di questo vestito. E niente, speriamo di riuscire a registrarlo presto. In realtà si tratta di due video le prossimi, uno di abbigliamento, l'altro invece super super tecnologico e devono però ancora arrivare delle cose. E niente, noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguitemi sui social, sotto trovate tutti i link, se vi va iscrivetevi e al prossimo video, ciao!